Amici telespettatori, amanti dell'arte, siamo tornati alla Galleria del Collezionista, pieno centro di Roma, per una mostra internazionale. Alla mia sinistra l'art director Gabriele Giuliani. Ciao Gabriele e ben ritrovato. Allora, a te la parola, se ci parli della mostra di oggi. Sì, cari amici e appassionati d'arte, siamo di nuovo qui alla Galleria del Collezionista a Via Rasella 132 in pieno centro storico a Roma. Sono molto emozionato perché abbiamo una mostra molto importante di un artista noto ormai da anni nel panorama internazionale, Michele Affatato. È un artista che vive a Foggia e è quest'oggi a Roma per l'inaugurazione della sua personale. Abbiamo come sempre noi della Galleria, insieme al presidente Roberto Giuliani e al sottoscritto, organizzato questa bellissima mostra che ritrae delle opere molto diverse tra loro. Infatti abbiamo una porzione di opere figurative e un'altra parte prettamente astratte che richiamano anche all'astrattismo americano, alla Pollock. Quindi veramente quest'oggi il pubblico ha un ampio ventaglio di possibilità, di emozioni, di sentimenti, di riflessioni intellettuali, proprio perché ci si trova di fronte a questo universo molto differente che riesce a creare Michele Affatato, che appunto è un pittore che ormai è molto affermato nel panorama internazionale, in quanto ha fatto tante mostre diverse, ha ricevuto molte onorificenze e quindi come possiamo vedere lavora molto bene il colore, ha una grande padronanza del linguaggio pittorico, della prospettiva e della composizione pittorica nel suo complesso. Quindi rinnovo i miei più sentiti complimenti all'artista e ricordo a tutti che la mostra rimarrà aperta qui al Collezionista fino al 21 di marzo. Dear friend, I am here at the Art Gallery Il Collezionista. I am so happy because this afternoon we have a new vernissage in the historic center of Rome, in our gallery, me and of Roberto Giuliani, the president. We organize this fantastic solo exhibition of Michele Affatato. He's coming from south of Italy and today is in Rome for this personal show. I am very proud of him because he's working from a long time in the art market and having too much success around the world. Now and today we can have different styles of the path that the painter decided to follow, because we have figurative artworks here and abstract, so we can see two different views of this universal pictorial language of Michele Affatato. And he is a great painter because he has a great personality. He is working so much fine the color and the composition of the artworks, and so too much congratulations for him from me and the president Roberto Giuliani. And I remember to everybody that we have this very beautiful show until 21 March. Alla mia sinistra la dottoressa Elena Gradini, storico e critico d'arte. Ciao Elena e bentornata ai nostri microfoni. Allora, prima di entrare nel contesto sempre delle opere, una breve presentazione dell'artista.
Bene, prima di tutto ringraziamo Roberto e Gabriele Giuliani della Galleria Il Collezionista in Via Rasella a Roma. Siamo sempre lieti di accogliere mostre di qualità di artisti italiani e internazionali. E nello specifico, sì, questa sera abbiamo il piacere di presentare la personale dell'artista Michele Affatato con una pluralità di opere che spaziano da un linguaggio informale ad un linguaggio figurativo fino ad arrivare ai vertici dell'astrattismo. Quindi sicuramente opere piacevoli, opere calate nel contesto sociale nel quale noi operiamo, nel quale noi viviamo, e quindi sicuramente un artista poliedrico a 360 gradi che merita di essere apprezzato e scoperto dal pubblico romano. Welcome everybody. First of all, we are very grateful to Roberto and Gabriele Giuliani, to the Galleria Il Collezionista. We are in the very heart of the city center of Rome, a few steps ago from Barberini Square, and we are very grateful to present this evening the Italian artist Michele Affatato with his solo exhibition. In the artworks of Michele Affatato, it is possible to see different contemporary art languages that are very combined with reality as well as the fantasy, the world of the fantasy. The colors and the textures are mixed together to create a special fascination into the public, and so we hope that the Roman public will discover this special Italian artist. Thank you. Bene, iniziamo subito con l'analisi dell'opera alle mie spalle dal titolo Irriverente. È un'opera che naturalmente è immediatamente riconoscibile in quanto in questo acrilico su tela con applicazione di floppy disk si ha appunto un'irriverenza dal punto di vista artistico e comunicativo, una duplice irriverenza. Naturalmente sia perché viene stravolto quello che è un tema iconografico classico della storia dell'arte italiana, quindi si riconosce perfettamente un dettaglio della Cappella Sistina, quindi nella fattispecie la creazione di Adamo ad opera del grandissimo Michelangelo Buonarroti, e ovviamente l'irriverenza sta nell'avel rimaneggiato e rimodulato un capolavoro iconografico del nostro Rinascimento italiano con quello che è invece l'inserto di una memoria informatica, di un supporto informatico. Quindi questa combinazione fra passato e presente, fra contestualizzazione di un linguaggio archetipico e un linguaggio moderno, va sicuramente a incardinarsi all'interno di quelle che sono le tecniche dell'arte contemporanea. Si apprezza soprattutto questa duplice ambivalenza di colori, quindi da una texture piuttosto omogenea, piuttosto classicheggiante, ad una texture quasi pop, quasi fluo, che sicuramente si combina con i nostri tempi moderni. In that canvas behind me, it is possible to see a very typical topic that shows an Italian artworks. That's the reason why we can recognize in the center of the composition a very special detail inspired by the creation of Adam, painted by Michelangelo Buonarroti into the ceiling of the Sixtine Chapel, and combined with a floppy disk placed here one by the others to create a special contemporary effect. It is also possible to understand how the language used by the artist Michele Affatato is very different, because as well as suggest the title of the artworks, Irriverente, we can combine the sense of the antiquity with the sense of the modernity of the art. So the use of the colors are combined between them to create such a special pop art effect in a conflict with the classical art represented by the creation of Adam's detail. And it is very important in this case to underline the double use and the double significance of the paint and the colors used by the artist. Thank you.
Andiamo adesso ad analizzare la seconda opera alla mia destra, dal titolo Morse. Cosa vediamo all'interno di questa rappresentazione? Quindi nello spazio della tela l'artista affatato applica diciamo così un costrutto polimaterico, quindi nella fattispecie sono stracci con colore fluorescente, con questa applicazione di fluorescenza. L'effetto finale è sicuramente un effetto che spezza con la tradizionalità dell'arte, in quanto abbiamo una duplice combinazione di materiali pittorici, quindi che vanno dal materiale tradizionale, la tela, l'acrilico, al materiale non usuale, come è quello sicuramente dell'applicazione di una tela, di uno straccio. A che cosa serve questa combinazione? A spezzare quello che è il linguaggio obsoleto dell'arte e a creare una nuova possibilità di lettura, quindi un'apertura verso la realtà, verso gli infiniti modi di interpretazione del reale. E all'interno di questo straccio vediamo che c'è altresì come una sorta di pulsione caratterizzata da questi colori forti, da questa sorta di rosso che richiama quasi una ferita, un sangue che esce quasi da un corpo estraneo, quindi c'è una tensione narrativa che in qualche modo va a creare un contrasto con la serenità del blu che invece è rappresentata dallo sfondo. In the second artworks behind me, it is possible to see and most of all it is possible to analyze the different use of the colors and materials combined by the artist Michele Affatato. That's the reason why we can appreciate first of all in the background the blue color painted over the canvas, the acrylic color, and in the foreground it is possible to see a white canvas surrounded and painted with acrylics colored that mixed the surface and broke with the tradition, creating a new special effect that wants to underline the diversity and the multiplicity of the languages of the contemporary art. It is also possible to see and analyze like a bloom, that red color used by the artist to create a different layer and especially a different part of the creation and of the interpretation of the artworks that is in some way an homage to the ancient tradition, but in another way the main significant is to break with the tradition, to open the art to the modern and contemporary art and social languages. Bene, siamo in conclusione di servizio. Gabriele, ancora grazie. I 30 canonici secondi per chiudere, quando vuoi. Sì, ricordo a tutto il pubblico e agli appassionati d'arte che la mostra di Michele Affatato qui alla Galleria Il Collezionista al Centro Storico di Roma, Via Rasella 132, rimarrà aperta fino al 21 di marzo, quindi avete tutto il tempo di venirvi a godere queste bellissime opere dal vivo. I remember to the public and the art lovers that the show will be open until 21 March, and this show of Michele Affatato organized by the art gallery Il Collezionista, Via Rasella 132 in the historic center of Rome, is waiting for you so you can enjoy and live live these fantastic artworks.